Senti, tu oggi hai pubblicato un articolo sul Libero che è dal titolo molto interessante. I servizi italiani hanno addestrato l'ISIS. I miliziani siriani, formati dai nostri specialisti, hanno disertato in massa, portando con sé segreti forniti dai nostri. L'articolo, a dire la verità, era di un tormentone che va avanti da qualche giorno, perché nei servizi c'è stato un gran repulistice. Sono saltate 86 poltrone, le hanno cambiate di funzione, e uno dei motivi per cui queste tourbillon si è innestato all'interno dell'AISE, che è il servizio militare per l'estero, è proprio la gestione delle aree di crisi, essenzialmente dell'area siriana e di quella libica. Per due motivi: uno, per quel che è accaduto con il possibile riscatto di Grete e Vanessa, che non so se ve lo ricordate, erano le due ragazze che erano andate di nascosto in Siria, sono state rapite dal Nusra e poi sono state liberate con una lunga trattativa dove pare sia stato pagato un riscatto, non si sa se di 11 o 12 milioni di euro. Allora, quello era uno dei temi che stava dietro questo ribaltone, perché sono apparse su Al Jazeera le immagini delle banconote utilizzate per quel riscatto. La foto è scattata all'interno di Forte Braschi, che è la sede dell'AISE, e, come è ovvio, trattandosi di servizi segreti, quella foto non doveva circolare e finire su Al Jazeera. Per cui è nato un gran tormentone. L'altro tema, che viene anche da segnalazioni di altri governi e di servizi, chiamiamoli così, alleati, sia quelli del mondo medio orientale, della coalizione anti-ISIS, sia quelli occidentali proprio, è che due campi d'addestramento erano stati organizzati da uomini dell'AISE, del nostro servizio, segreto militare, uno al confine con la Turchia e l'altro al confine con la Giordania. Lì dentro sono stati addestrati, dei volontari miliziani siriani, ma anche qualche iracheno, e con quel addestramento sono state date, a parte informazioni militari tipiche dell'addestramento, anche delle informazioni di intelligence su come muoversi su quel territorio. L'idea iniziale, nella gran confusione che c'è nella politica estera italiana, era quello di addestrarli contro Assad per risolvere così il caso siriano. Poi il caso è diventato un altro, è nato l'ISIS, e il problema è che quasi tutti quelli che sono stati addestrati in quei due campi per mesi, con sei agenti, sia nell'uno che nell'altro, che si ruotavano ogni 3 mesi, beh, sono stati poi arruolati dall'ISIS e sono venuti a fare di fatto la guerra a chi li aveva addestrati. Questo è un caso evidentemente di grande imbarazzo, che crea imbarazzo anche con altri paesi, che credo poi non siano poi proprio vergini su queste cose qui, ma l'hanno creato ufficialmente, e quindi si è creato il ribaltone all'interno A cui si dell'AISE. riferisce all'interno di quella cosa ormai insomma largamente nota, che secondo la quale l'ISIS è una creatura alla fine più occidentale che altro. Mi riferisco a un documento che forse non hai letto, se non l'hai letto poi te lo passo, ti prego di fidarti sulla parola, un documento desecretato degli Stati Uniti d'America, dove proprio l'intelligence scriveva, credo la difesa, il defense, qualcosa, scrivevano per risolvere il problema di Assad noi avremmo. Sarebbe molto utile la nascita di un califfato, no? E poi dicevano: non riusciamo a far smettere i nostri alleati di finanziare queste formazioni terroristiche. Probabilmente si riferivano all'Arabia Saudita, no? Ma tu sai che anche l'Arabia Saudita noi mandiamo le armi, partono da Cagliari, eccetera. Quindi, in tutto questo Sì, forse contesto, anche il Qatar, ormai che insomma non è coperta dell'acqua calda, si inserisce anche adesso la notizia che i nostri servizi segreti avrebbero addestrato, proprio i nostri, cioè non tanto gli americani, sempre brutti e cattivi, avrebbero addestrato, quindi nel quadro di un'alleanza NATO, questi miliziani, poi passati all'ISIS, avrebbero fatto un gran pasticcio, nel senso che adesso risulta pure che poi l'ISIS ha più un DNA italiano che estero. Cosa dici? sì, questo è possibile. Quello che tu descrivi è più che credibile, perché questa gran confusione in politica estera innanzitutto dipendeva dalla gran confusione che anche gli Stati Uniti hanno messo in questa vicenda.
tentennando, oscillando ed essendo più preoccupati da un ritorno quasi della guerra fredda contro la Russia più che da quel che accadeva lì all'interno. D'altra parte è la storia che abbiamo visto in Afghanistan con la formazione, creazione, addestramento di Bin Laden in senso anti-sovietico quando c'era l'occupazione sovietica dell'Afghanistan. È la storia che abbiamo visto con l'utilizzo di Saddam Hussein, che prima era un vessillo delle politiche dell'Occidente in quell'area e poi è stato scaricato con la guerra che abbiamo visto. Insomma, è una storia che si ripete, quindi è più che probabile che all'origine del califfato, che probabilmente non si pensava avrebbe avuto questa espansione, c'era la stessa strategia, un po' non strategia, dell'Occidente. E quello dell'Italia è la prima volta che ci incappa, diciamo, in un incidente di questo tipo. Soprattutto la notizia è emersa un po' dopo la soluzione del rapimento di Greta e Vanessa e quindi è stata data anche con qualche prova da altri servizi occidentali, prova su il fatto che quelli erano diventati combattenti dell'ISIS e secondo anche la documentazione che da fonti che ritengo autorevoli è arrivata al governo italiano, addirittura qualcuno dei rapitori di Greta e Vanessa era passato in quei campi prima di finire poi in Al-Nusra, che aveva lo stesso scopo, tirar giù il regime siriano. Quindi questo gran pasticcio viene un po' dall'incapacità di avere una politica estera vera, di usarla sempre un po' per altri fini e senza avere poi coraggio di risolvere, perché se l'ISIS è il male assoluto, è il male assoluto anche obiettivamente chi lo aiuta, lo finanzia e lo supporta, che si chiami Arabia Saudita o che si chiami Qatar. In mezzo a questa Renzi ha detto a Sky TG24 ha detto è doveroso per gli italiani fare affari con l'Arabia Saudita. E beh, certo, se è doveroso, poi allora possiamo fare affari anche col califfo, che credo che oltretutto ne faccia di affari sotto banco, anche perché l'ISIS si finanzia grazie a quello, alla vendita clandestina del petrolio, e alla vendita clandestina, perché poi noi tutti ci facciamo abbindolare da qualche filmato che poi qui è molto shock sulla distruzione di opere d'arte, perché poi qui spesso ci si scandalizza più per le opere d'arte che per le vite umane, ma in realtà l'ISIS vive essenzialmente di commercio di prodotti di quelle zone, cioè di prodotti storico-artistico-archeologici, anche lì al mercato nero dove ci riforniamo molti paesi occidentali. Quindi diciamo, magari Renzi la rivendica con l'Arabia Saudita, non lo rivendicherebbe con l'ISIS, però siamo certi che avviene anche con l'ISIS, anche i rapporti internazionali sulle finanze del califfo, che sono probabilmente le finanze più clamorosamente evidenti di un'organizzazione terroristica. Al-Qaeda non aveva risorse tali, sono pubblicati da organismi internazionali assolutamente attendibili. All'indomani del Bataclan, quando insomma c'è stato molto timore, no, nei vari paesi dell'Unione Europea, Alfano ha detto ma non vi preoccupate perché i nostri servizi segreti sono super efficienti, però dal tuo articolo emerge un quadro dei servizi segreti un po', diciamo, se non allo sbando ma con grosse lacune. Guarda, devo dire, ha una certa capacità il servizio segreto interno, che in effetti ha sventato anche possibili attentati che erano in preparazione in questi anni, è riuscito a intercettare anche grazie a, diciamo, informazioni avute da servizi segreti arabi e in particolare da quello del Marocco, che è quello, diciamo, che ha più sotto controllo la situazione anche per fini interni. Il Marocco ha paura che nascono all'interno, anche attraverso marocchini che sono stati all'estero e hanno avuto
contatti con reti terroristiche che poi vengono rivelati, ecco, nascano fondamentalismi al proprio interno. Quindi è uno dei servizi più attivi. Diciamo che sia merito dei nostri o che sia merito delle informazioni ricevute da servizi in qualche modo amici, alleati, certo il lavoro sul territorio interno è stato un buon lavoro. Quello esterno è stato un po' più complicato. Tutti ci ricordiamo che all'epoca di Pollari e dello scandalo Telecom, gran parte della rete del servizio estero risultava implicata in quegli scandali. È stata di fatto smantellata tutta la rete estera, ci si mette un po' a farla. Dicevamo che avevamo una buona rete in Libia, non ne parla più nessuno, ma noi in Libia abbiamo 4 tecnici di un'azienda di Parma che lavorava per l'ENI, che sono stati sequestrati nel luglio scorso, e lì credo che i nostri servizi abbiano toppato più di una volta, perché sembrava, avevano zittito tutti perché sembrava vicino alla liberazione, poi si è rivelata una pista falsa e forse hanno seguito informazioni che li hanno portati a fidarsi di gente che in realtà poi non ne sapeva niente. Non solo, ma da notizie, diciamo, confermate a mezza bocca dalle famiglie e peraltro apparse anche sulla Gazzetta di Parma, i 4 hanno durante il periodo natalizio telefonato a casa alle proprie famiglie. Insomma, una telefonata è il miglior modo per localizzare almeno l'area e capire che diavolo stesse succedendo, e non sono riusciti a venire a capo di nulla. Non mi sembrano di grandissima qualità, per dire. Sempre nel caso di aziende che lavoravano per l'ENI, c'erano invece un serbo e un austriaco che erano stati rapiti qualche mese prima nella stessa identica situazione dallo stesso identico gruppo. Si sono messi in campo i tedeschi, ha dato una mano l'ex coordinatore dei servizi segreti tedeschi, che oggi ha 76 anni, dell'epoca di Helmut Kohl, e li hanno portato alla liberazione in tempi tutto sommato brevi, trovando la pista giusta e riuscendo anche a non pagare, perché insomma sono riusciti a lavorare sul territorio, perché evidentemente quel territorio conoscono e sanno a chi appoggiarsi. Forse un minimo di allarme sulla nostra rete estera dei servizi segreti, quindi del servizio segreto militare come tradizionalmente viene chiamato, è meglio lanciarlo, perché non sta dando dei risultati straordinari. Il tuo articolo esordisce con la notizia di questo spostamento di 86 dirigenti dei servizi segreti, una specie di smantellamento. E a che cosa è dovuto? Diciamo, una delle spiegazioni è proprio quello che ci siamo detti, cioè il fallimento dell'operazione Siria, quando hai addestrato gente che poi è finita nel fronte opposto. L'altro è proprio la gestione della crisi libica, che è una delle tante cose che ci sono. La terza, e la citavo prima, il terzo motivo, è stata quella vicenda un po' scura del pagamento del riscatto per Greta e Vanessa. Cioè lì è certamente, insomma, un servizio segreto non può permettersi di vedere uscire una foto di tutte le banconote che erano state preparate per quel riscatto, con tanto di cartellino sopra, avvenuta su un tavolo di una stanza della sede del servizio segreto italiano a Roma, e vederla pubblicata da Al Jazeera in un servizio, che servizio segreto è, se riescono a fregargli pure le foto interne, no? In più, servizio pubblico, forse è l'unico servizio pubblico che funziona in Italia. Ecco, però insomma, diciamo, non è stata presa benissimo quella fuga di immagini, al di là che il governo ha sempre negato che quel riscatto fosse stato pagato, però diciamo Al Jazeera ha ricostruito giornalisticamente con fonti sul territorio molto bene quel percorso del riscatto. Tra le varie cose sembra che la somma stanziata, quella che si vede nella foto sul tavolo interno dei servizi segreti, fosse una, e quella poi che si è appurata ad arrivare a destinazione fosse più bassa, più piccola, e quindi si deve essere perso qualcosa per strada. Per quel motivo era stata fatta la foto, perché purtroppo anche in altre operazioni di questo genere si è perso qualche milioncino per strada, e chissà dove è finito, se in mano di intermediari, se in qualche personaggio dei servizi che ha approfittato della vicenda segretissima per trattenersi qualcosa.